Lascio la parola alla baronessa che poi introdurrò dai, il primo cittadino, quindi un saluto di benvenuto da parte del primo cittadino Rosalba Colombo e di tutta l'amministrazione di Acqua. Grazie per essere qui. Siamo molto orgogliosi di accogliervi in questo luogo che noi abbiamo restaurato e l'abbiamo dedicato all'espressione artistica in tutte le accezioni possibili e immaginabili. E abbiamo scelto che questo luogo fosse donato all'arte, agli artisti che ne vogliono utilizzare in maniera assolutamente gratuita, perché riteniamo che l'arte sia uno spettacolare strumento di comunicazione. Io sarò molto breve, però volevo parlarvi di emozioni, perché ci sono storie che non si possono raccontare, ci sono storie che bisogna viverle per capirle. Io per questo evento, per altri, ma questo in particolare, forse perché anche più vicino, ma forse perché sono successe diverse cose molto belle, che convergono un po' in questo evento, grazie alla baronessa, a Lucia Soares, ma grazie anche a tutti voi artisti, che anche il momento dell'allestimento, che non avete vissuto, avete portato la vostra opera, mi rivolgo in questo momento ovviamente agli artisti, è un qualcosa veramente di un arricchimento, per questo io ogni mia presentazione dico che io sono privilegiato. Sono privilegiato perché ognuno di voi nel portarmi un'opera non dico che mi ha raccontato la propria vita, ma quasi. E quindi per me è sicuramente un arricchimento grandissimo e a tutti voi io devo dire grazie. Uno di voi, non faccio nomi, ha scritto sulla sua opera, la trovate, cercatela, ha scritto si usano gli specchi per guardarsi il viso, si usa l'arte per guardarsi l'anima. Perché voi attraverso questo, attraverso l'arte, attraverso il vostro dono, un dono speciale che è quello della creazione, che non tutti possono avere, siete riusciti a trasferire una parte della propria, della vostra anima sulla tela. E questo a me emoziona ancora di più, ecco perché parlo di emozioni. Emozioni di un luogo che in questi tre giorni, quattro giorni, ha vissuto storie incredibili, capovolgimenti di fronti assoluti nell'allestimento, nella scelta, siamo tutti credo un po' cresciuti in questo. C'è chi, non vi dico chi, ha addirittura dimenticato di andare a dormire una notte, giusto? E poi abbiamo la grandissima fortuna, io davvero mi devo inchinare, di avere un'amministrazione comunale come questa che assolutamente merita un grandissimo